lui è il rapper più atteso dell'anno, ma di droppare proprio non ne vuole sapere. Sì, sto parlando di Playboi Carti e ora ti spiego il perché. Ma prima di continuare, se ti piacciono questo genere di contenuti, ti invito a seguirmi. Analizziamo le sue ultime collaborazioni, a partire dalla più recente, Field Trip. Il brano è contenuto in Vultures 2 ed è il più ascoltato dell'album. Se ti ricordi però, Carti era presente anche nel primo capitolo, in Carnival, che oltre ad essere con ampio distacco la canzone più ascoltata del progetto, fino a qualche settimana fa era il singolo più venduto negli Stati Uniti. Però magari è solo un caso. E invece no. Addirittura, se consideriamo l'ultimo album di Camila Cabello, I Love It è la canzone più ascoltata. E parliamo di un progetto in cui è presente Drake, in ben due tracce. Dobbiamo analizzare però anche Typesheet, il singolo contenuto in We Don't Trust You. In questo caso no, non è il brano più streamato del disco. È il secondo, superato da Like That, ma diciamoci la verità, oltre ad essere una grande hit, il dissing con Drake ha sicuramente influito nei suoi numeri. Quello che possiamo dedurre è che in questo momento, se vuoi fare una hit, e intendo una vera hit, devi chiamare Playboi Carti. E chissà cosa succederà quando dropperà il suo album, sempre se lo rilascerà. Tu che ne pensi? È il rapper del momento? Scrivimelo nei commenti.